quello con il massimo rispetto inferiore nella famiglia a portare la palla dall'altra parte, però anche Mikhail Kulagin è giocatore di interesse alto, basso. Voronzevic, Bolomboi non è l'ultimo che viene. Hackett lavora e cambio non aggressivo di Gentile. Kulagin sbaglia, ma quel cambio dovrebbe essere più aggressivo in quel momento del cronometro di 24 secondi. Buon lavoro da parte di Biniga, apre un autostrada. Che il Kulagin bene dall'altra parte per il tiro piazzato da tre, sbagliato da Baburin. L'assenza di Shved scopre davvero a livello di playmaker con Bazarević, che del ruolo è stato un grande interprete. Bellinelli tranquillissimo in questo inizio, dentro per Ale Gentile, super manda verso il fondo, anzi no, fallo in attacco, buonissimo fischio allora. Assolutamente concordo con l'interpretazione arbitrale. Voronzevic non ha detto niente, non ha fatto passi, che è difficile in quella situazione, ma ha fatto fallo in attacco. Hackett va dentro, trova il corridoio giusto, viaggia a tutta velocità, trova molto bene la presa di posizione di Semen Antonov, nuovo entrato. Antonov però sbaglia inopinatamente. Gentile, splendido per Marco Bellinelli. Hagin ancora letto da Hackett, che va vicino al recupero, spara ancora, salve il numero 30 russo. Accelerazione di Hackett dietro la schiena per Gentile, grandissima giocata di Ale Gentile. Di questa partita a propria disposizione, rimessa per Platunov, pick and roll a uscire con il blocco di Bolomboi. Platunov dal centro dell'area alla Russia, al momento sotto di 8 lunghezze e triplicata nel punteggio da Bellinelli e compagni. A proposito di Bellinelli, i suoi passaggi, ma quelli li consideriamo assolutamente già dati per scontati. Palleggio, arresto, vola Marco Bellinelli. Il playmaker nominale di questa squadra in questo momento è Hackett, però Bellinelli può portare la palla di là, può giocare il pick and roll come in questa situazione da palleggiatore. Un altro dei nuovi entrati, Sergei Karashov, giocatore importantissimo per Bazarević, che esordisce con un errore nella sua specialità preferita, il tiro, possibile triangolo, bene della Valle dentro per Tessitori, contro Karashov, super palla per il taglio! Tessitori è quello di avere un giocatore con centimetri e chili che non ha nessuno in squadra, ma anche lui tecnicamente interessante sia per quello che riguarda il tiro che per quello che riguarda la visione di gioco. Questo si migliora al resto, ma i mondiali una volta farà 1 su 2 Bellinelli, ma la logica dice 9 su 10, e quella è un'azione da tenere molto presente. Ancora Bellinelli, ancora col pick and roll, adesso l'Italia può tenerla ovviamente fino in fondo. Brian Sacchetti per Abasta, l'angolo pulito, Havers che attacca ancora la difesa schierata, e Mikhail Kulagin viene depredato del pallone da Brian Sacchetti. Diciamo che con tutto quello che si può dire di Shved, forse una mano può darla al playmaking veramente latente della Russia, con il recupero e poi con il canestro del massimo vantaggio sul 24-7. Voronzevic deve ribaltare per Frizon, che è pressato e anticipato da Luca Vitali. Torna la palla nelle mani di Kulagin, perso per un attimo dalla difesa, segna proprio per Abbas, che gioca il pick and roll con Biliga, molto passiva la difesa, bene Abbas a scegliere il tiro, lo sbaglia già dall'altra parte, in fuga per la vittoria. Ricevitore. Solito taglio di Biliga che tiene il blocco per pochissimo per guadagnare vantaggio, poi non riesce a girarsi per la seconda volta consecutiva, non ne viene fuori niente da quella situazione. Forse non sarà così semplice, ma talento tanto. Talento tantissimo, difficoltà nel metterlo assieme, secondo me 3,2 di coefficiente. Palleggio di Luca Vitali, doppie uscite a base della Valle che viene premiato. Segna ovviamente della Valle, dà un po' tanto spazio a Kulagin, stavolta però il cambio funziona e invece l'attacco finisce con una palla persa, anzi recuperata da Biliga. Viaggia Vitali, viaggia Brian Sacchetti, viaggia Paul Biliga. Sul campo apre il campo stesso e quindi c'è la possibilità per il rimorchio, in questo caso Biliga, di trovare l'area libera. Ancora aggressività Luca Vitali contro Frizon, cambio Sacchetti, Voronzevic molto bene nell'angolo, stupendo per potenziale, cosa che si può dire di tanti giocatori russi, con l'aggiunta che però non si è mai tradotto interamente in pratica, vedasi Alexei Shved, grande numero
Off consegnato per Frizzon, il suo arresto, poi punta letteralmente la palla per aria, recupero per gli azzurri, quattro ruote motrici per Ale Gentile. E ancora una... molto interessante vedere questo passaggio senza centro nella maniera più assoluta, dove si può soffrire. Beh, finora nel primo 22-7 Italia, da allora solo 8 punti segnati dalla squadra di Meo Sacchetti, tipico però delle partite di preparazione. Bel taglio di Ivlev, grandissimo aiuto in questa situazione di Abbas, il tiro da 3, Gentile prova a pagare la cauzione per tutti, stavolta finisce in bocca Ivlev, grande difesa di Nikita Kurbanov, giocatore di clamorosa solidità, cresciuto tantissimo con la maglia del CSKA. Eccolo ricevere, prendere anche il tiro da 3, mettere anche tutto azzurro, secondo quarto tutto russo, qui difesa 0 per l'Italia e finisce con la rimessa dopo il time out, esecuzione molto migliore, consegnato di Brian Sacchetti, Figlioi per Abbas, attacca bene, recupero di Polo. Ma qualche fallo di troppo in questo avvio di ripresa per la squadra di Sacchetti, ricezione per Volansevic, molto pronto Brooks, eccolo Tessitori che infatti bravissima grazie alla grande conoscenza di questi giocatori di Lele Molina, assistente di Sacchetti che al CSKA con Ettore Messina ha allenato con un... In queste situazioni, in uscita dal time out, l'Italia recupera il pallone. Ancora Kurbanov contro Hackett. Interessante l'idea di Vasarevic di usare Kurbanov sul portatore di palla avversario da lui ben conosciuto. Frizzon deve volare nell'angolo contro Belinelli. Non... Difensore leggermente in ritardo, Belinelli con la finta lo manda fuori tempo e poi chiude come sa fare. Il tiro da circo nell'accezione più positiva del termine, sempre presente nel suo repertorio, va per terra Brooks e... è più difficile rispetto al Senegal, qui c'è un po' di stanchezza, giochi tutti i giorni, i nervi possono saltare, però proprio quasi il senso di fare queste partite. Gioco numero 3 chiamato per Ale Gentile che va in post basso, tiene il perno, arriva il in più c'è un momento in cui i giocatori non aiutano tantissimo gli arbitri. I due liberi a bersaglio, la Russia che torna a meno 6, ultimi 5 e mezzo in arrivo nel terzo quarto, Hackett per Brian Sacchetti. Questo è il ruolo del numero 41 in questa squadra. E lo sa ricoprire bene, ma in generale giocata con grandi tempi questa azione. Tempi del taglio dei Tessitori che aprono lo spazio al rimpiazzo di Sacchetti. Nell'angolo Voronzievic, la ributta fuori per Kulagin, palleggia il resto e tiro da 3. La squadra è loro e di Luca Vitali. E Della Valle prova a prendersela la squadra, ma il tiro è centrato e non poco. Rimbalzo di Karashov, accelerazione per Sopin, lo prendi tu, lo prendo io, non lo prende nessuno. Extra pass, Frizzon ne sbaglia pochi. Stavo per dire fallo, non va per terra e fa la cosa giusta. Bolomboi vicino a canestro, tiene Tessitori. Bolomboi vorrebbe un fallo, rimane indietro, un giro, tiro da Brian Sacchetti, importante quello che ha fatto Medeo Della Valle dopo due brutti errori, Vitali fa giocare Sacchetti che la mette proprio nelle mani di Amedeo, viene a bloccare Jeff Brooks, spaziature orribili, attacco orribile, vediamo se ne viene fuori qualcosa grazie alla sensibilità e al tocco. Trova Frizzon, la partita stessa, sbaglia il tiro, bel rimbalzo di Antonov che la ributta fuori per il veterano che appoggia la palla agli avversari. Della Valle per Brian Sacchetti, arriva rimorchio da 3, palo, rimbalzo di Brooks, questo in attacco, Della Valle il suo tiro se ce n'è uno! Sull'acceleratore con Ale Gentile, anche perché Ale Gentile ha già dato abbondanti dimostrazioni di essere in uno stato di forma assolutamente straordinario e quindi certo non sono richieste verifiche da questo punto di vista nei suoi confronti. Perno difficile di Hackett, schiaccia per terra per Brooks che aggira Bolomboi ancora una volta. Brooks. Poi salta agli occhi la chiusura del tiro, anche spettacolare, ma la vera grande giocata è stata dare quella linea di passaggio a Hackett che era in difficoltà. Torna Voronzievic per la Russia che attacca il canestro con il coraggio di sfruttarlo al meglio possibile. Aradori riceve da Biniga, prende un tiro cercando disperatamente di mettersi in una partita con cui finora ha litigato, però non è stata certo una partita facile per lui. Due minuti qui alla fine del primo tempo, nel momento difficile degli azzurri, due minuti là, quattro tiri.
sbagliati per Pietro Aradori finora in questa partita, anzi 3, non 4. Baburin nel segnazione era assai pregevole. Tecnica finale del tiro di Hackett, sì, in generale, però adesso la pressione degli esterni russi sui portatori di palla sta aumentando e l'Italia fa fatica a muovere il pallone. E anche abbondantemente calato, diciamo così, il ritmo difensivo, dimostra Marco Bellinelli. Effettivamente il punto di partenza. Torna Gentile per l'Italia, la rimessa anche questa non indimenticabile, Ivlev per Kurbanov, duello Luca Vitali, attaccato Bellinelli, riapertura per Baburin, Bellinelli salta a rimbalzo, la prende Voroncevic, sbaglia da mezzo metro, non sbaglia Ivlev per un attimo, poi Voroncevic che forza da tre punti e sbaglia, rimbalzo di Kurbanov sulla testa di Brian Sacchetti, 10 secondi per tirare, riapertura, palla messa per terra da Baburin, in qualche maniera ridata, rimbalzo di Ale Gentile che però la regala a Nikita Kurbanov, 5 secondi, se la prende, se la gioca, se la tira e sbaglia, tocco di Luca Vitali, controllo per la Russia, Baburin 7 secondi, 6 secondi dentro per Voroncevic contro Gentile, quadruplicato, eccolo free zone, eccolo sul possesso finale, presumo obiettivo primario, ma poi decide la difesa, Bellinelli taglia, non può ricevere, la prende Brooks che prova il miracolo, niente da fare.